luglio, il mese della tintarella, ma anche quello dei saldi estivi. Nelle Marche, come in altre 15 regioni d'Italia, sono partiti sabato scorso e dureranno fino al 1° settembre. Dopo mesi segnati dalle restrizioni portate dalla pandemia e dalle continue variazioni di colore che hanno messo in difficoltà numerose aziende ed attività, gli sconti applicati, che vanno dal 20 al 50%, però non hanno aiutato i negozianti come sperato. Oggi abbiamo sentito il parere degli esercenti del centro storico di Fano. Noi abbiamo iniziato con una scontistica del 20% e diciamo che la vendita è un po' a rilento, credo che sia un po' come un diesel, ha bisogno di essere caricata per partire. E poi c'è stata l'occasione della notte dei saldi e non abbiamo avuto tutto questa grande affluenza, ecco. Forse credo che sia stata pubblicizzata poco. Vi avete approfittato per ritirare fuori magari della merce rimasta invenduta a causa Covid, non so, magari invernale? No, non credo che non sarebbe stato il caso di tirare fuori merce invernale, in quanto comunque non sarebbe stata venduta, perché siamo nella stagione primavera-estate. È un po' la cerimonia quella che è stata, diciamo, che ha fatto ripartire anche il discorso un pochino di più delle vendite, perché quest'anno ci sono più cerimonie, lo scorso anno sono mancate, quindi un po' tutto un insieme di cose che è ripartito discretamente. Poi vediamo se adesso ci sarà anche un prosieguo, insomma. Vengono ad acquistare perché hanno voglia di ricomperare, quindi non è più una questione saldi o non saldi. Forse la corsa ai saldi non esiste più. Come tutti gli anni va bene i primi giorni, adesso vediamo lo sviluppo del prosieguo di questi giorni, perché dipende molto da quanto turismo c'è a Fano, che non riusciamo noi a sapere quanta gente c'è. La scontistica. Partiamo da un 20-30 fino al 40%. Abbiamo applicato già sia dal 20%, ma qualcosa anche già al 50% su alcuni prodotti selezionati. Sono partiti chiaramente un po' a rilento, tra l'altro abbiamo aderito e abbiamo anche organizzato la notte dei saldi come Confcommercio in collaborazione con l'amministrazione, però è chiaro che c'era gente che passeggiava, però insomma nei negozi ancora è un po' più tranquillo, ecco, non c'è quell'assalto ai saldi che purtroppo c'era una volta. I fanesi in ogni caso non sembrano voler rinunciare allo shopping, tanti sono coloro che stanno approfittando dei primi giorni dei saldi. Siamo andati un po' in giro, abbiamo preso dei vestiti, siamo andati a prendere dei costumi, felpe, roba un po' più autunnale, approfittare. Dato che il cielo è un po' coperto, poi dopo andiamo giù a fare il bagno. Quindi avete approfittato dei saldi, che cosa avete comprato? No, adesso si è vestito lui, ieri un vestitino per me, siamo a posto. Siamo venuti comunque ai saldi. Top, bene, un sacco di cose ci sono, da Dio, è bellissimo. Avete approfittato quindi? Sì, perché noi siamo di Pesaro e non ci sono proprio gli stessi negozi, quindi abbiamo approfittato, siamo venute su, visto proprio perché c'erano i saldi e ci sono un sacco di cose in più che a Pesaro non ci sono, quindi molto bene. Anche tu magari hai comprato qualcosa? Sì, esatto, siamo soddisfatte comunque, adesso proseguiamo comunque, non abbiamo finito. Allora, buono shopping. Grazie, grazie a voi.